Il mito è un racconto che serve per spiegare il mondo, per spiegare le origini. Spesso l'uomo si è sempre chiesto domande fondamentali, no? Alle quali non sapeva rispondere. Allora, per darsi una spiegazione di quello che avviene nella realtà, sono nati, diciamo, questi miti, che vengono tramandati inizialmente, lo vedremo oralmente, a voce praticamente. I temi sono quelli, per esempio, dell'origine del mondo, perché avvengono certi fenomeni naturali, per esempio perché si alternano il giorno e la notte. Oppure, ecco, si parla spesso di imprese di personaggi, di eroi. Eroi che compiono imprese veramente straordinarie, che lottano con mostri terribili. Guardate, per esempio, questo qua su, Ercole, lotta con l'Idra. Cosa trasmettono però questi miti? Ci trasmettono la cultura, i valori morali e anche delle tradizioni religiose. Ci danno spesso degli esempi da seguire. E sono miti che nascono e che identificano varie popolazioni. Ci sono miti, lo sapete, in molte parti del mondo e alcuni sono molto simili. E perché alcuni miti sono così molto simili? Spesso perché, ecco, ci sono stati episodi anche comuni a molte civiltà, come per esempio la storia di un diluvio, no? Che poi si ritrova sia nella Bibbia, fate conto, nel mito di Gilgamesh. I miti ci permettono praticamente di capire molte cose sulla vita di un popolo, sulla storia di una popolazione e ci fanno capire anche qualcosa, direi, di noi stessi. Perché? Perché vi renderete conto che tutte le figure di divinità, di cui parleremo anche stasera, alla fine qualcuno di noi si può riconoscere in ognuno di questi personaggi. Tutti noi abbiamo dentro noi stessi una di queste caratteristiche, di queste divinità. L'uomo è un animale che, tra virgolette, ha raccontato storie e da qui nasce proprio il mito. Questo racconto, questa narrazione che veniva fatta oralmente, vale a dire a voce, all'epoca ascoltare era visto come un momento sacro perché si assimilava molto nell'ascoltare il racconto, ma oggigiorno siamo più propensi forse a non ascoltare, siamo nell'epoca del presto e subito e quindi spesso diciamo non ci si sofferma a ascoltare, ma all'epoca raccontare una storia, raccontare un mito era visto veramente come un momento sacro, importantissimo. Abbiamo detto che sono tramandati oralmente e dove venivano tramandati? In occasioni pubbliche, quando venivano fatte delle feste, quando venivano fatti dei giochi, quando venivano fatti dei riti. Proprio in questi momenti la comunità, anche primitiva, ascoltava questi narratori, che erano spesso gli anziani o gli uomini colti, i sacerdoti, che raccontavano queste storie. Questa trasmissione è durata per tantissimi anni. Il fatto che ci fosse una trasmissione orale è successo che tramandando qualcuno abbia attuato, diciamo, delle modifiche. E è per questo che abbiamo anche tante versioni di un mito, gli stessi miti più versioni. Considerate solo in un secondo momento, poi i miti verranno fissati con la scrittura, con la nascita della scrittura. Prima nasceranno opere poetiche a carattere religioso e comunque rimarrà sempre la tradizione orale importantissima, anche se si affianca appunto la scrittura. E un altro mito è quello di Orfeo. È considerato il poeta per eccellenza, lo sapete, no? E lui ha un cruccio. È un vedovo, no? Perché sua moglie Euridice, lui vorrebbe riportarla in vita, ma non riesce a riportarla. Lui è famoso, sapete perché? Perché con la sua lira riesce a sedurre gli uomini, ma non solo gli uomini, anche gli animali. Guardate, per esempio, in quest'opera di raffigura Orfeo con tutte le varietà di animali, come li rende mansueti, no? Ma anche riesce anche a rendere sereni e calmi anche le piante. Il mare, le riesce col suo canto, con la sua lira a commuovere, a intenerire, a sedurre. Tutti gli artisti si sono un po' identificati nella figura appunto di Orfeo. Orfeo è innamorato però di questa Euridice, di questa sua sposa, però
il destino di questi due amanti è stato deciso dalle stelle, perché cosa succede? Di Euridice si innamora anche un altro personaggio, un personaggio, come racconta Virgilio, un pastore, si chiamava Aristeo, lo vedete in questa scena, che l'insegue per farla sua. Sta inseguendo questo Euridice, Euridice invece voleva stare con Orfeo. Mentre scappa, e cosa succede? Un serpente la morde e di conseguenza poi morirà. Morirà, e che cosa fa Orfeo? Orfeo è talmente disperato che prende, va agli inferi, questo è Bruegel che ci fa il suo capolavoro, Bruegel vecchio, ci fa il mondo degli inferi, dove c'è un po' di tutto qui, guardate, ci sono anche diavoli, personaggi mostruosi, e che cosa c'è? C'è Orfeo qui con la sua lira che sta suonando, e che sta suonando? Sta suonando a Proserpina, Persefone, come la volete chiamare, che era stata rapita da Plutone o da Ade, e sono i signori dell'oltretomba. Sta suonando chiedendo di poter riportare in vita Euridice. E loro vengono, alla fine vengono convinti perché vengono incantati, si commuovono e gli dicono: va bene, ti concediamo di poter riportare via Euridice, però mi raccomando, vai avanti, Euridice ti seguirà e procedi, ma non ti voltare fino a che non sei uscito dagli inferi. Qui troviamo di Gaetano Gandolfo e Orfeo Euridice. Allora gli viene concesso praticamente di portare Euridice, ma gli dice a un patto, appunto, di andare avanti lui e lei di rimanere indietro e non voltarsi. E cosa fa? Perché altrimenti Euridice sarebbe ritornata per sempre tra i defunti e Orfeo non resiste. Orfeo, per accettarsi che sia veramente Euridice e sta tornando indietro con lui, si volta e la perderà per sempre. Questo è Orfeo disperato, vedete, che non è resistito alla tentazione e scomparirà poi per sempre la sua Euridice nell'abisso. Distrutto, Orfeo non trova più pace, vagherà per la terra in lungo e largo, cantando, ma sa che non potrà più rivedere la sua Euridice. E qui lo trovate, la morte di Orfeo. Che cosa succede? Lui rifiuta l'amore di tutte le altre donne, non le interessa, le Baccanti, lo sapete, le amiche di Bacco, o chiamate anche Menadi, si vendicano di lui perché loro vorrebbero l'amore di Orfeo, ma Orfeo pensa solo alla sua Euridice. Tutti lo piangono perché cosa è successo? Loro lo fanno a pezzi e lo gettano nel fiume. Qui trovate un'opera di Waterhouse dove le ninfe ritrovano la testa, vedete, galleggiante di Orfeo con la sua lira. E non a caso molti autori hanno guardato ai miti, non solo artisti, pittori, scultori, ma anche poeti hanno recuperato i miti. E non a caso Eugenio Montale, in Ossi di Seppia, parla di questa carrucola, di questo pozzo, narrando il tema del ricordo. Il ricordo ci fa capire che il passato è solo un'illusione e i momenti di gioia ci lasciano per sempre, ci lasceranno per sempre, anche se abbiamo il ricordo, rimarremo sempre con un vuoto, però una solitudine. Innanzitutto, che cos'è questo archetipo? È un modello di comportamento, perché tutti noi abbiamo degli atteggiamenti e dei comportamenti. È come se noi avessimo dentro di noi degli dèi, divinità interiori, no? È logico, questi comportamenti, alcuni sono innati, no? Vengono da una predisposizione innata, il nostro temperamento, a volte si formano anche con l'ambiente in cui viviamo, perché spesso viviamo in un ambiente familiare che ci condiziona, oppure la cultura in cui viviamo, l'ambiente sociale, spesso sono dettate anche da equilibri ormonali, il fatto di essere più attaccabrighe, il fatto di essere più calmo, tranquillo, dipende spesso anche dagli ormoni che uno ha, no? Non solo anche dai certi comportamenti che uno tiene, ma anche dagli eventi che ci segnano la vita, oppure a volte anche le persone che incontriamo ci fanno tenere degli atteggiamenti, dei comportamenti particolari, anche il nostro modo di fare e di agire. Ecco, considerate che la Bolen identifica
sette figure di donna, di cui tre sono considerate le dee vergini, tre sono le dee vulnerabili, paragonabili alla moglie, la madre e la figlia, la moglie, la mamma, diciamo, la donna sempre madre, con l'attenzione sempre a essere madre, o la donna sempre figlia che non cresce mai, o la donna alchemica.